Deludente pare a reti bianche tra Nocerino e Francavilla, che impattano al San Francesco al termine di una gara senza grandi emozioni. Gli uomini di Maiuri interrompono così la striscia vincente e perdono alto terreno nei confronti della vetta della classifica. Formazione che vince non si cambia per la Nocerina, con Maiuri che sceglie gli stessi 11 di domenica scorsa, con l'unica eccezione dell'entrante Milani al posto di Papini. Panchina per il recuperato Siclari, così come per Barone e Pomante. Tra gli ospiti il bomber Aleksic, ancora acciaccato, resta a guardare. Il tecnico Lazic mette da parte il consueto 4-3, che si presenta con tre centrali difensivi e centrocampo affidato agli esperti Gasparini e Seccun. In avanti Ancora e Marino. La Nocerina prova ad assumere subito il comando dell'operazione, ma senza riuscire ad essere incisiva, con i lucani bravi a stroncare sul nascere ogni azione rossonera, provando a ripartire quando possibile. La prima occasione è di marca ospite e arriva solo al minuto 27, quando Seccun dalla distanza prova a sorprendere Amato che si rifugia in angolo. La Nocerina si fa vedere due minuti dopo. Su angolo battuto da Alvino c'è un colpo di testa di Cacace respinto sulla linea da Puca. Al 37esimo tocca a Coppola liberarsi al limite dell'area, prima di scoccare un sinistro deviato in angolo da Gravagnone in tuffo, per quella che è l'ultima occasione di un primo tempo combattuto ma povero di emozioni. Non cambia il leitmotiv della ripresa, con entrambe le squadre che fanno fatica a sviluppare trame di gioco apprezzabili. Maiuri tenta la carta Noman al posto di Fella e al 19esimo arriva la prima conclusione in porta del secondo tempo. Azione di rimessa e palla filtrante per Milani, che chiama Gravagnone alla facile parata. I rossoneri soffrono la mancanza di un uomo d'ordine a centrocampo e non riescono a rendersi pericolosi. Non succede niente fino al 39esimo, quando su azione d'angolo arriva un innocuo colpo di testa di Girardi controllato senza difficoltà dal portiere ospite. A due minuti dal termine, Siclari, subentrato dal vino, va via sulla sinistra e prova a centrare senza successo la porta di Lucani, la posizione defilata. È questa l'ultima occasione della partita, che termina dopo 5 minuti di recupero, che non offrono al deluso pubblico altre emozioni.